voglio riprendere un po' il discorso di ieri, cioè Dio opera grandi cose nell'uomo, non perché l'uomo è grande, ma perché è lui che lo rende grande. Dio opera grandi cose in ciascuno di noi, non perché noi abbiamo doni, qualità e intelligenza che ci siamo dati noi, no, perché è lui che ci ha dato intelligenza, creatività, intuizione, forza, volontà, eccetera. Ed ecco qui che torna l'ammonimento di Paolo che fa alla comunità dei cristiani di Corinto. Che cosa tu non hai ricevuto da Dio? Cosa hai di tuo? Certamente noi cristiani diciamo che noi da Dio abbiamo ricevuto tutto. E partendo proprio da questo, un altro grande santo come Agostino d'Ippona, che ha fatto veramente esperienza della grazia di Dio nella sua vita, lui da grande peccatore, da grande oppositore, nemico del Vangelo e di Cristo, è diventato poi un grande difensore, scrivendo decine e decine di grandi opere. Bene, quando lui doveva rispondere ai pelagiani, cioè a coloro che asserivano che il cristiano può anche avere dei meriti indipendentemente da Cristo, Agostino diceva che il cristiano può compiere tutte le grandi gesta di questo mondo, ma non può gloriarsi di niente. Appunto perché Paolo ci ricorda che cosa io possiedo, che cosa tu possiedi che non l'abbia ricevuta. Tutto noi abbiamo ricevuto da Dio. Allora, vedete, quando la Chiesa ci presenta dei santi, canonizza dei santi, bene, i meriti non sono del santo. La gloria non è del santo, ma la gloria è di Dio. Perché grazie a quella donna, grazie a quella persona, Dio ha potuto operare in quella donna, in quella persona, in quel santo, in quella santa, solo e semplicemente perché quell'uomo e quella donna glielo hanno consentito. Perché una sola cosa vuole il Signore da noi, la buona volontà. Una sola cosa vuole il Signore da me, che io gli faccia spazio nella mia vita, che io mi fidi di Lui e che Lui, e che io offra a Lui la verità di me stesso, con tutto il bene che ho dentro, ma anche con tutto il male e con tutte le fragilità. La santità quindi, sia quella riconosciuta, canonizzata, ma anche quella, diciamo, la santità della porta accanto di cui parla Papa Francesco, la santità quindi è il riflesso della santità, della bontà e della misericordia dell'unico santo e dell'unico misericordioso che è Dio Padre. Dopo queste riflessioni nessuno di noi può dire che non può diventare santo. Io vi aspetto domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!